Una palamita, 5 ricette e qualcosa anche per il gatto. La prima. Incido la carne della palamita da una parte e la riempio con una marinata fatta con del pepe rosa, dei semi di finocchio, del sakè e della salsa di soia. Infilo questo miscuglio tra i tagli e poi irroro tutto questo lato della palamita con lo stesso sughetto. L'altra parte invece la lascio intatta, così una volta grigliata la palamita viene offerta in due modi diversi. Prima di metterla sul barbecue oppure sulla griglia in forno, la cospargo con un po' di olio di semi leggero in modo che non si attacchi. Poi la cuocio da un lato, poi dall'altro. E quando è pronta, sarà molto facile servirla togliendo questi fiocchi, questi pezzi, e mettendoli direttamente nel piatto con delle verdure. Gli avanzi sono molto prelibati. Una volta tolta la pelle bruciata dalla griglia, tutta la polpa interna è buonissima e può essere preparata in vari modi. Niente di tutto questo va sprecato, ovviamente. Questa è una ricetta zero waste, perché la palamita, pur essendo un pesce piuttosto economico, è un pesce buonissimo, molto molto ricco di omega 3, fa parte della famiglia degli sgombri e dei tonni. E quindi è un pesce considerato povero ma molto gustoso e più saporito del tonno. Viene pescato soprattutto in Toscana, in Liguria, in Campania e in Sicilia. La parte degli avanzi della lisca, della testa e delle altre spine le tengo da parte e le userò per fare un brodo, un dashi se vogliamo, che come in Giappone infatti viene fatto proprio con le scaglie di bonito, ovvero di palamita. Intanto Ninja comincia a godersi i proventi di questo bottino. La polpa viene usata in questo caso per fare un patè da mangiare col pane, quindi con un po' di limone, un po' di salsa di soia e del formaggio spalmabile tipo Philadelphia, tutto frullato insieme, così. E poi messo in una coppetta, guarnito con un po' di paprika, molto importante, e mangiato sul pane. Signore mie, signori miei, questo è un gran bel mangiare. Ed ecco il brodo, con le lische che abbiamo visto prima, un po' di zenzero fresco, non c'è bisogno neanche di sbucciarlo, della lemongrass, delle foglie di limone. Facciamo una cosa un po' massimalista, ma sicuramente molto profumata. Un pochino anche di fiocchi di peperoncino. Si mette tutto sul fuoco con dell'acqua. Si fa bollire, si estraggono tutti questi sapori buonissimi. E una volta ottenuto il brodo, basta filtrarlo per avere un dashi di base per fare una zuppa di noodles. Eccola qua. Quindi questi vermicelli di soia li faccio cuocere a parte e nel frattempo preparo le verdure, cipollotti rossi, cipollotti bianchi, delle bietole, queste sono del mio terrazzo. Vi raccomando di usare le bietole a costa bianca perché sono più dolci, assomigliano di più alla pak choi, che è la verdura che si usa in Giappone. Ecco, il brodo adesso è stato filtrato, è bello caldo, per dargli spessore, più che il sale aggiungo della salsa di pesce e della salsa di soia. E poi dei gamberi e le bietole. Tutto questo sta sul fuoco letteralmente per 2 o 3 minuti, non di più. Nella ciotola metto come base i vermicelli, e poi aggiungo il brodo aromatizzato con la verdura e i gamberi. E anche questa ricetta è pronta. L'ultima ricetta. Questa è la polpa che era avanzata e che avevo messo in freezer. L'ho lasciata scongelare in frigo di notte,
tranquillamente e la servo semplicemente con dei pomodori, un po' di sale, dell'olio buono, dei capperi e, perché no, uno spicchio di limone sottosale. E con che questa è fatta. Piace molto anche a Ninja, vedete come ci prova.